certo con tutti i posti che ci stavano vicino a casa, proprio fino a qua dovevamo arrivare. Manco c'ho fame. Hai detto te di venire qua perché c'era pure roba vegana. È fatta assaggiare a te. Ma che me frega a me della roba vegana, claro. Ma com'è qua non prendono gli ordini, c'ho fame. Come c'è fame? Cameriere, potremmo prendere le direzioni, grazie. Certo. Grazie mille. Allora, io prendo i crostini, il tagliere, salumi e formaggi e il trionfo di cinghiale. Ma ne eri vegano? Ah già. La vellutata la fate col burro? Eh sì, un po' di burro ce lo mettiamo. Allora no, perché sono vegano. Sei preso il trionfo di cinghiale. Per lei invece? Allora, per me... Guardi, cambio. Al posto del tagliere prendo l'insalatina di farro, almeno sto più leggero. Va benissimo. Oh, io invece volevo sapere... Allora, leviamo anche il trionfo di cinghiale. Togliamo il cinghiale. Togliamo il cinghiale. Scusi, sto più leggero, almeno è meglio. Non c'è problema. Io volevo assaggiare... Senti, leviamo pure il crostino, tagliamo da stattore. Quindi prende solo l'insalatina di farro? No, neanche quella. Mangia solo lui. Ma mangi niente? No. Però se prendi il cinghiale un pochino te l'assaggio. Ho capito com'è l'andazzo. Allora, a me mi porta i crostini, no, l'antipasto, no. I salumi e formaggi, sì, e il trionfo di cinghiale. Fabrizio, non lo mangio, non ho fame. E poi che volevi, la vellutata? La vellutata, sì, senza burro, grazie. Grazie. Anzi, sti cazzi, mettici una burro. Che miseria. Allora, io comincerei... Dalle calamite. Le calamite, là? Ecco qua. Tra l'altro non trovo quella di Sperlunga 2007. Devo attaccare queste calamite, Gla? Sul frigo, devo attaccare. Quale frigo, Gla? Che devo montare ancora la cucina? Amore, pensavo di fare una cosa carina, attaccare tutte le calamite dei nostri viaggetti sul frigo, no? Non si può. Sì, ma fa pure permaloso. Cioè, ti rendi conto che dobbiamo montare una casa da zero? Portare il divano da sotto, spolverare, montare la cucina, il frigorifero e poi forse pensi alle calamite, no? Vabbè, allora monto il mio telaio di pittura, là. Da pittura? Ho comprato un set di 600 colori ad olio. Mi voglio acchittare là tutto un angoletto artistico per pitturare una cosa mia. E da quant'è che saresti in pittore? Amore, non è che a Caravaggio, quando ha fatto il primo quadro, gli hanno chiesto da quant'è che fai il pittore? Sì, ma lui era... Ti ricordo che l'anno scorso ti sei iscritto a un corso di yoga dove ci sei andato una volta sola. Poi hai speso 1.000 euro per un corso dove ti insegnavano a cucinare insetti. E poi un mese fa hai fatto una lezione di tango. Da quant'è che mo sei diventato pittore? M'ha fatto passare la voglia. Ah, beh, guarda. Non avevo dubbi. Monto la PlayStation. La PlayStation? Ma perché ti ho chiesto di venire a vivere con te io? Veramente l'ho deciso io. Sì, ma te l'ho proposto io. Ma io ho accettato. Dove fai i cazzi, mio maggiore? Partiti in Tekken? Vaffanculo! Io prendo Kazuya, no, prendo Jin. No, però Yashi è più forte. Yoshimitsu, forse Panda, anzi mi frega un cazzo. Oh, fatto, finalmente. Lo sai che mi piace proprio sto progetto? Grande. Non sono mai stato così convinto di me stesso come in questo momento. Beato te. Posso farti vedere? Sì, certo. Allora, praticamente di fronte agli obiettivi che noi abbiamo quest'anno, io mi sono detto qua dobbiamo andare direttamente al punto. E quindi questo è il progetto che, diciamo, sto andando a presentare. Dai. Non ti convinci? No, sì, sì, mi convince, certo. No, sì, no, non sei convinto. Ma sì, è un bel progetto. Puoi dirmelo, lo sai che io apprezzo la sincerità. Lo so. Allora dimmelo, critiche ben accette, dai. Ma t'ho detto, critiche. Forse è giusto cambiare la parte centrale, ecco. La parte centrale? Era l'unica che mi convinceva, il resto mi fa schifo. Hai appena detto che non sei mai stato così convinto in vita tua? Forse allora non sono adatto al suo lavoro. No, scusami Claudio, questo è il lavoro della vita tua. Forse devo cambiare la vita mia allora. Ma cosa? C'è una vita fantastica, il lavoro ideale, una casa stupenda, una moglie bellissima. Ma mica lo so se l'amo ancora quella là, sai. Quella là, tua moglie? Claudio, senti, forse sei un po' stanco, tu ultimamente stai lavorando troppo. Tranquillo. Interrompi qua, vattene a casa, ti sdrai un po' sul letto, ci parlo io con calma, tranquillo. Ma che sei scemo? Ma lo sai quanto mi fomenta sto lavoro? Mo te l'ho assolutamente finito tutto qua, scusa. Forse la parte centrale non mi convince tantissimo.